Aria Fru, Ciel, è il gran paradiso, con sua coma bianca e fioca e somma terra ricamata da attenzione, e stelle alpine, a fede il canaveis, terra anciarmanta, ma la natura, sì, alla versù fusione, pituran, a lung, nell'ar, a sua ciodovra. Castagne maestus, a blago le cambiere crespa, si coti tapis et bruera, più le termuline a barluso antal sul, brasa bosc a fagio i trugheri, bricole murena a voidu la tinta dritta e laghette, al cause, prat, vigne, ciuenne, buschette, pinere, a sfonda amplacagil dalla nuance versolante. E poi, aie San Giors, me pais, con le capo a cia, ante meglie, napi lunghera a cup, casa specia, antipapaver, ante ma pette ruse, del mar dei tre fei. Remo Bertolatti. Premiazione del quinto concorso letterario in lingua piemontese. Quinto, siamo arrivati faticosamente alla conclusione di questo quinto concorso. Purtroppo la presenza dei bambini quest'anno è un po' scarsa, perché forse l'anno scorso abbiamo caricato un po' troppo sulla letteratura, i bambini si sono annoiati, si sa che al giorno d'oggi i bambini hanno sempre ragione, e quindi abbiamo pochi volontari, però facciamo lavorare di più quelli che sono rimasti. Sono diversi quelli che hanno partecipato? Sì, sì, siamo sempre sulla trentina, gli autori sono sempre sulla trentina, qualcuno partecipa con più opere, sia con prosa sia che con poesia, e cerchiamo sempre di spingere. E si va avanti anche con i corsi di lingua piemontese? Sì, beh certo, martedì prossimo comincio il nuovo corso Caluso, e poi qui cominciamo a novembre, perché prima eravamo indaffarati per il concorso, allora siamo stati un po'. Poi ultimamente lì abbiamo l'editore di Bradipo Libri, mi ha fatto tradurre un libro su Coppi, un libro sulla Juventus, un libro sul vecchio Toro, forse ne avevamo già anche accennato, però ricordarlo non fa mai male. Per far conoscere meglio la lingua piemontese e avvicinarla alla realtà di oggi. Eh certo, però è bilingue, cioè italiano e piemontese, così. Non è solo per i puristi, insomma, è per tutti, può essere per tutti, è sempre un modo di allargarlo, si spera. Si spera. Mia nuora, ma figlia. La figlia che l'avria sempre corso a lei. E chi la rispetta tanto come se fosse a sua mamma, eh? Capisci? Anziana non è mamma. Ma me lo pretenderia neanche, per carità. E alla fine io sono pa' sua mamma. Una mamma, una vera mamma. Mi fa ogni differenza, né, tra chi è sua mamma. No. Ma è la ciamo nem per non, perché a scostuma pinen c'ha ne mamma la mare Madonna. Oh, a chi le piaseria, né? Sei piaseria, ma le fa mia mamma. A guida proprio bin, a porta quella vettura, tal me non. E guido fino a me, né? Ma che l'autardì l'avria che goida ste un po' monsieur. E allora le chiamai se per piacere am portava fino a Turin. Alla manda chi la pieme? A saria piacere mi passa una mezza giornata come ci ma fino a Turin. E poi verda sì, verda là un gravitura, mia amata alla fine fame patì. Povera funnetta, chi altro la patente? Sì. Ma sai messa la catala con cui del Bennett o del gigante? Boh. La Pierre per me è casma sessa, me oma la chiamame compagnia la fina Turin a fe commissione. Mi lei propri fanno volente. Chi la però le rapanetta al soddisfatta, ne? A una certa mira alla prima chiamame, se me omma la sala pur penso a ritura. Ma lei die, ma mi sai pa? Ma mi lei pa chiamaie? Il
sta con te sempre. Ma lei è un allenatore, mio signore. Allenatore sua ci va. E cosa che fa, Isabelle? I vado a scuola e faccio seconda media. Ante capo in me i parlo italiano, ma per poner i lei gran campano piemontese. Poi da 2 anni a sta parte sono entrata a fare per la compagnia a teatro. Andò a Gasparna, ma anche piemontese. E di? Come a chi ti chiami? Anciamo Ludovica, il lei è Ivan, il lei comincia la quarta da scuola bassa. E parla sempre piemontese a scuola? No, a scuola no. E con papà e mamma? Con papà e mamma parlo italiano. Con il nonno a parte a pare e parlo piemontese. Con gli altri a parte a mare mese e mese. Anch'io faccio parte alla compagnia a teatro a Lua Calier con Federico. E io a parlare a mamma piemontese. E lei cominciato a chi era uscita, in Tasignanca a scuola. E andò a chi ti staghe? A stago andavo da Rota Quaius a Dalla Gisela. Ma che finché le fate? Alle ragioni di stacchi di lune? Il suo mastello va tra a montagna, a un tracciato di me grande. Andì il suo mafino a trovare Marco e Stefania a Balca. Pensa che lui a pastude sta a Stralpe. Con i so e le bestie, vaghe, crave, ferie. E a passo tutti gli stanno in montagna, andua. A Valsuana, da piantà va da sua scura carnuletta. A vitura. A vitura, ma con la vitura a molto sola. A te. A te. E cosa che fai, vera, sì? In una pastura ai cravi, con Gianni su mattina andè su per i briga cerca le ferie. Gianni, chi cade? Gianni Ramona, al fare la mare di Marco Stefania. Pensa che Ramona alla fine fa le frue a Munze una vaca. Ma dai, e poi? A una certa mira alla ciamani che abbia mangiato, alla via di Salfeu, a parole da lampo, piena pulenta che borbettava, alla campagna di dinta anche su tumma. Una capandur, a perfum, a gust. Boh, pulenta, alla finale ma sempre pulenta, eh. L'ulitti su dice matti, la farina per fela arriva dal mulino a piuva. Piuva? Mai sentito? Andò a questo piuva? A nostra strada la castramon alla cugne, alla mulin vecchia ma c'è ancora la modaveglia, a pera, alle perlonche la farina di tampugna. Poi adesso la fina spanchialo e fanno il pan con l'alba. Ma boh, mi vado con grande casa e trova, a parte tre farine. Che tengo ancora a granaia, per le bestie e per i cristiani, ris, poi sé, fave e via fuori.